Bentornati nel canale The Holistic Venus, il canale YouTube in cui parliamo di nutrizione, ormoni, metabolismo, ciclo mestruale e tanto altro. Oggi ci focalizziamo sulla sindrome dell'ovaio policistico o PCOS. Pronti? La PCOS, o sindrome dell'ovaio policistico, è una sindrome che purtroppo al giorno d'oggi sta diventando veramente molto molto comune. Anche io qualche anno fa ho fatto esperienza dei suoi sintomi e mi sono ritrovata, diciamo, dall'oggi al domani coperta di acne, ero sempre stanca, non riuscivo a svegliarmi al mattino, ansia, depressione, cicli completamente irregolari o assenti, non ovulavo, insomma, tutti questi sintomi che poi col tempo, avendo appunto un approccio che arrivasse alla causa della radice, sono completamente riuscita a riequilibrare, diciamo, sia la pelle, sia adesso mi sveglio al mattino piena di energia, non vedo l'ora di affrontare la giornata e la vita in generale, che è un po', diciamo, l'obiettivo nel riequilibrare i nostri ormoni e semplicemente goderci la nostra vita. Innanzitutto, capiamo quali sono i criteri per una diagnosi di PCOS. Abbiamo i tre criteri di Rotterdam e soltanto due di questi tre devono essere soddisfatti. Quindi abbiamo una disfunzione ovulatoria, un iperandrogenismo e la presenza effettiva di cisti ovariche. Quindi non necessariamente dobbiamo avere le cisti ovariche, ma possiamo soddisfare i primi due criteri. Quindi disfunzione ovarica e iperandrogenismo. Il tratto comune della PCOS è quello di avere degli androgeni molto elevati. Però molto spesso, diciamo, il trattamento convenzionale, oltre a quello di essere ovviamente la prescrizione di contraccettivi ormonali, è quello di prescrivere, diciamo, dei farmaci che possono diminuire ovviamente chimicamente la produzione di androgeni quali il testosterone. Il mio approccio è quello di andare a capire quali possano essere le cause alla radice che provocano questa iperproduzione di androgeni o comunque quali possono essere i trigger di un'acne molto importante, una peluria, diciamo, abbondante, cicli ovulatori irregolari o addirittura assenti, una stanchezza molto importante. Andiamo a vedere quali possono essere le cause alla radice. Iniziamo a vedere le ghiandole surrenali, che sono un po', diciamo, un organo chiave in questo quadro di PCOS, perché quando sono sbilanciate potremmo avere una iperproduzione di androgeni che ci danno sintomi quale acne, stanchezza molto importante. Ad esempio, io mi ricordo come se fosse ieri non riuscire proprio ad alzarmi, a lasciare il letto al mattino. Comunque qualsiasi attività per me diventava veramente... sentivo una fatica, un esaurimento fisico molto molto importante, ma soprattutto è importante notare quando le ghiandole surrenali sono sbilanciate, non solo abbiamo un'iperproduzione di androgeni, ma abbiamo una bassa produzione di progesterone, quindi non riusciamo probabilmente ad ovulare effettivamente, quindi il progesterone non riesce ad essere prodotto in quantità funzionali per il nostro benessere ormonale e quindi potremmo avere al contempo, per esempio, dei sintomi della estrogen dominance, quando il progesterone non riesce a contrapporre, ad esempio, l'equilibrio dei livelli di estrogeni, soprattutto nella fase luteale. Quindi potremmo avere sintomi quali acne, gonfiore addominale, ritenzione idrica, mal di testa, sbalzi di umore. Quindi, ecco, molto importante capire queste correlazioni. Non solo, con delle ghiandole surrenali sbilanciate avremo ovviamente una elevata produzione di cortisolo che ci può sbilanciare anche l'intestino, arrivando ad un intestino impermeabile. Quindi che cosa possiamo fare sia per le ghiandole surrenali sia per il nostro intestino? Per le ghiandole surrenali innanzitutto mi piace concepire il concetto di
tolleranza allo stress, perché comunque avremo sempre dello stress nella nostra vita, ma è importante come rispondiamo noi a questo stress. Quindi creare delle fondamenta molto solide a livello dei nostri, delle nostre ghiandole suprarenali, a livello del nostro organismo, in modo tale che anche se appunto dovessimo incontrare delle fonti di stress, riusciamo a reagire nella maniera migliore possibile. Quindi non ci dimentichiamo mai di fare colazione entro 30 minuti dal risveglio, pasti bilanciati, carboidrati, proteine, grassi, ad orari regolari, evitare di fare troppa attività fisica, ma ad esempio potremmo utilizzare anche degli adattogeni. Nel caso della PCOS e delle ghiandole suprarenali, mi piace utilizzare la rhodiola, la ashwagandha, la schisandra, ma soprattutto un minerale fondamentale veramente per le ghiandole suprarenali è il magnesio. Lascio in descrizione i miei favoriti, perché ovviamente non tutti gli integratori sono fatti allo stesso modo. Si possono utilizzare anche delle erbe, a me piace molto per esempio la lavanda, la rosa, la camomilla, che comunque aiutano proprio a rilassare le nostre ghiandole suprarenali e ad evitare appunto questa reattività allo stress. Per quanto riguarda l'intestino, invece, dobbiamo cercare di ricostituire la mucosa intestinale, ma soprattutto un microbiota che può essere squilibrato. Mi piace tantissimo utilizzare il brodo d'ossa, che è innanzitutto veramente poco costoso, anzi addirittura vi possono regalare le ossa dal vostro macellaio di fiducia, dalla vostra azienda agricola di allevamento di fiducia, e creare appunto questo brodo d'ossa. Ho le ricette sulla mia pagina Instagram @theholisticvenus, altrimenti potete cercare su Google. Allo stesso tempo mi piace molto utilizzare il collagene, la gelatina, che sono ricchissimi di aminoacidi essenziali che vanno proprio a ricostituire la mucosa. Come la otteniamo? Ci sono ovviamente le polveri, che mi piace utilizzare molto poco, altrimenti ancora meglio utilizzare appunto dei tagli di carne ricchi di collagene, di gelatina, quali possono essere appunto i tagli considerati poveri di carne, che ne sono ricchissime le nostre tradizioni culinarie italiane. Io sono romana, quindi la tradizione culinaria romana è ricchissima di questi tagli di carne povera, che sono assolutamente fondamentali per ricostituire la barriera, la mucosa intestinale. Ma anche i latticini crudi. In Italia il latte crudo è illegale, ma si possono trovare modi in realtà per trovare il latte crudo, ma comunque si possono trovare i formaggi al latte crudo, perché mi focalizzo su questo quando in realtà c'è il mito da sfatare che latte e latticini sono assolutamente da evitare in acne e sindrome dell'ovaio policistico. La differenza sta nella qualità. Se noi prendiamo magari latte e latticini convenzionali, assolutamente non mi sento di consigliarli. Quello che mi sento di consigliare, e anzi da considerare quasi come un super cibo, sono quegli alimenti che vengono da un allevamento rigenerativo, quindi animali sani che stanno all'aperto, che stanno al pascolo e che creano dei prodotti che sono veramente eccellenti per la nostra salute, ma soprattutto per la PCOS, perché ad esempio sono ricchi di retinolo, ci aiutano nell'ovulazione a supportare i livelli di progesterone. Senza retinolo, per esempio, ci sarà possibile creare un progesterone importante, avere un'ovulazione regolare e stabile. Quindi assolutamente vi consiglio, come parte di una dieta bilanciata, soprattutto concentriamoci sulla qualità. Un'altra causa alla radice può essere uno squilibrio nell'insulina. Che cosa succede? Quando il glucosio non riesce a entrare all'interno della cellula, si accumula nel sangue. Nel tempo il pancreas andrà a produrre sempre più insulina e si creerà una sorta di insulinoresistenza. In questo caso si avrà come risposta una iperproduzione di androgeni tramite diversi pathway metabolici e potrebbe appunto andare a creare una sindrome dell'ovaio policistico, insieme appunto magari a delle disfunzioni delle ghiandole suprarenali, del nostro intestino. Per riportare la sensibilità all'insulina a dei livelli funzionali, quello che mi piace sottolineare è soprattutto l'equilibrio nei pasti, quindi nella sua composizione. Proteine devono essere presenti ad ogni pasto, carboidrati ovviamente non sono assolutamente da escludere, proprio perché
non vogliamo una soluzione al problema a livello superficiale, quindi come se fosse un cerotto su una ferita, no? Uno non riesce a metabolizzare bene gli zuccheri, bene, leviamo gli zuccheri, quando in realtà zuccheri e carboidrati sono una fonte di energia fondamentale per le nostre cellule. Dobbiamo semplicemente imparare ad utilizzarla nella maniera corretta, quindi cerchiamo di riportare l'insulina ad una sensibilità e funzionalità eccellente. Quindi cosa andremo a fare per l'insulina? Pasti regolari nella loro composizione, ma anche nel loro timing, quindi evitare di saltare un passo, soprattutto la colazione, che ci dà un po' l'impronta per come l'insulina verrà utilizzata all'interno di tutta la giornata, ma possiamo utilizzare anche alcuni supplementi, ovviamente, come gli inositoli. Ho visto in commercio tanti integratori di inositoli che non mi piacciono perché hanno uno squilibrio nel rapporto tra mio e di chiroinositolo, che nella PCOS è già squilibrato, quindi devono essere in un rapporto 40-1 o fino a 100-1 a seconda delle persone, che rispecchia un po' il rapporto tra mio e di chiroinositolo all'interno del liquido follicolare. Inoltre mi piace molto utilizzare la cannella, che aiuta molto nella sensibilità all'insulina, ma anche la berberina o il maitake, che è un super cibo, un fungo medicinale. Vi posso lasciare in descrizione alcuni miei consigli, che assolutamente il maitake, per esempio, viene utilizzato non solo per ribilanciare l'insulina, ma anche per abbassare appunto la iperproduzione di androgeni, soprattutto nella PCOS. Nella sindrome dell'ovaio policistico ci sono ovviamente una serie di componenti che possono essere veramente differenti. Noi abbiamo visto le ghiandole surrenali, l'intestino, l'insulina, ovviamente gli androgeni, ma potremmo avere una componente anche autoimmune, molto spesso vedo nei miei clienti, ma anche una sindrome post pillola, quindi quello che succede molto spesso quando si smette un contraccettivo ormonale si ha il cosiddetto androgen rebound, proprio perché durante il contraccettivo ormonale viene disconnessa, viene fermata la comunicazione tra cervello e ovaie. E si deve quasi ricominciare a rieducare il nostro organismo a produrre gli ormoni in una maniera corretta, con delle tempistiche corrette per la nostra biologia femminile. Fatemi sapere se avete avuto una diagnosi di PCOS, come state, che sintomi avete, acne, peluria, perdita di capelli, difficoltà ad alzarvi dal letto al mattino come me qualche anno fa, o piuttosto che questa stanchezza appunto molto importante, ansia, depressione. Fatemi sapere come state, se avete delle domande in particolare, risponderò a tutto nei prossimi video. Ovviamente lasciate un like, seguite il mio canale, andate a vedere il mio profilo Instagram, andate a vedere la mia PCOS Masterclass, ma soprattutto grazie per essere qui, veramente l'educazione è alla base per ritornare a stare bene nel proprio corpo e ad amarlo. A presto!